allora noi siamo giunti alla terza edizione di Donna sotto le stelle, una bellissima iniziativa, io dico by Cinzia Paratore, partita da questo paese e per il terzo anno si rifà sempre in questo paese, sempre allo stesso posto che è il Palazzo Marziani. Io vorrei leggervi una piccolissima leggenda che riguarda appunto il paese di Furnari. La leggenda sulla nascita del paese di Furnari è molto suggestiva. Si narra infatti che intorno al 1120 Antonio Furnari, un povero contadino che viveva in una casupola fra le sterpaglie, aveva ricevuto da alcuni forestieri che cacciavano nella zona un cane da curare, poiché lo stesso era stato sfortunatamente ferito da una freccia. Il povero cane era davvero in condizioni disperate ed il Furnari, fatte delle bende con l'unico lenzuolo da lui posseduto, lavò la ferita, vi applicò un impasto di nipotedda, che tutti conosciamo come termine appunto siciliano, è un'erba curativa, e lo fasciò. Il povero animale però, nonostante le cure prestategli, non poteva muoversi ed il padrone, non potendo fare altro, lo dovette lasciare nelle mani del contadino, dicendogli soltanto che sarebbe tornato di lì a poco per riprenderlo. Antonio Furnari, sebbene vivesse in miseria, curò amorevolmente il cane che in breve tempo guarì completamente. Passava il tempo ed il padrone non tornava. Il povero contadino veniva deriso dai conoscenti poiché, pur di non venire meno alla parola data e non cedendo nemmeno alle tante proposte di acquisto del cane avanzate dai signori dei Tiripi, si privava del cibo per darlo a lui per vivere, per sopravvivere. Ma ecco arrivare a suon di trombe alla casa del contadino un drappello di soldati preceduto da uno stendardo. Fra questi armati il padrone del cane, vestito con grande sfarzo, era il re Ruggero, per il ritorno dell'amato padrone, il quale, ammirando la corrispondenza alla fiducia da lui risposta nel contadino, lo nominò barone di quel territorio, che in seguito sarebbe diventato il comune di Furnari. Inoltre stabilì che lo stemma del contadino divenuto barone sarebbe stato uno scudo con un cane d'argento ed il motto «Finché venga», a simboleggiare la fedeltà dimostrata da Antonio Furnari malgrado le sue umili condizioni. Questo è quanto racconta la leggenda. Grazie. Allora prego la regia cortesemente di mandare lo stacchetto di uscita perché la serata sta per cominciare. Signore e signori, la terza edizione di Donna sotto le stelle di Furnari. Signori, benvenuti e buonasera a tutti. Caloroso applauso, grazie. Che bella piazza e che bella gente, grazie. Allora, siamo qui per il terzo anno consecutivo. Ovviamente quando siamo partiti con la prima edizione la situazione era molto diversa. Eravamo felici, contenti, eravamo molto sorridenti. Adesso pare che ci troviamo tutti un po' tristi, ovviamente, perché la situazione è quella che è. Però stasera siamo in una serata di spettacolo. Bisogna sorridere e ogni tanto anche dimenticare. Io non sono da solo, stasera presenta insieme a me una ragazza bellissima, lei gioca in casa ma è di una bravura straordinaria, fa tutt'altro lavoro, però alla fine giudicherete voi come se la cava, perché è bravissima.
Signore e signori, accogliamo con un bellissimo applauso Marianna Gangemi. A volte ti amo ma non ti odio mai. Ti ho sempre messo al primo posto. Buonasera. Buonasera a te. Buonasera Nuccio, buonasera a tutti. Benvenuta. Grazie per la presentazione, grazie, anch'io sono felice per essere ancora qui a presentare questa bellissima manifestazione. Ringrazio Cinzia per avermi data l'opportunità. Possiamo scendere, vieni, vieni, camminiamo. Sì. Io non riesco a stare fermo perché mi piace guardare la gente, mi piace guardare loro. Anche perché. E far ammirare te. Vai sul tappeto rosso, dai, grazie. D'onore il tappeto per te. Lei, Marianna Gangemi. Dammi un motivo che non ho. Dammi un motivo che mi basti. E infatti voglio cogliere l'occasione per ringraziare Andrea Lepro per questo meraviglioso abito che indosso stasera, perché è veramente bellissimo, e quindi ringrazio personalmente Andrea Lepro. Andrea è qui in pubblico, grazie Andrea, buonasera, benvenuto. Noi stasera non vedremo solo il tuo abito, perché Andrea ovviamente ha tutta la serata, guarda, te lo posso dire, sì, sì, ne infatti. Sai già qualcosa, hai visto dietro quello che c'è. Diciamo che sarà il protagonista. Bene, anch'io indosso un abito di Andrea Lepro. Io mi voglio fare una sfilata, guarda, sono abituato. Allora, io appoggio tutto, devo far ammirare quest'abito bellissimo. Si e parte allora, da qua, Marianna? Musica! Musica, vai! And nobody applauso, grazie. Meraviglioso. Venga a riprenderti, mi basta, dai, mi basta, ok. Grazie veramente ad allora. Andrea Lepro per questi meravigliosi abiti, perché sono veramente bellissimi. Ok, allora noi siamo a Donna Sotto le Stelle, so che dobbiamo un po' accelerare perché sì. Voi non, forse molti non riescono un attimino a capire il lavoro che c'è dietro le quinte, che è tantissimo e tanto. Sì, assolutamente. Quindi tra le sarte, i parrucchieri, gli estetisti, gli abiti, cioè il lavoro è tantissimo, per cui abbiamo fatto tardi ma recupereremo. Infatti. Allora partiamo subito? E mi sembra doveroso iniziare con colei la quale è stata, diciamo, l'artefice di tutto ciò, e accogliamola con un grosso applauso, Cinzia Paratore! Eccola qui, buonasera, è ben arrivata! In ritardo, ma ben arrivata. E vabbè, il trucco, l'abito, sempre. Allora, fai una cosa, anche tu hai un abito straordinario, ti metti in passerella, saluti il tuo pubblico, giochi in casa, per cui vai sul tappeto rosso, arrivi là in fondo che non ti riescono a vedere. E allora, vai Cinzia Paratore, accolta dall'applauso grandissimo di Furnari. Eccola qui in tutto il suo splendore. Applauso per Cinzia Paratore. Applauso. Allora tu vai al tuo lavoro, Cinzia, perché ne hai tanto da fare là dietro. Tenere a bada tutti loro è difficile, mentre noi qua ci facciamo un altro momento sì importante, perché io l'ho conosciuta da poco, però me ne avevano già parlato bene. È una donna straordinaria, molto calma, tranquilla,
e qualunque cosa chiedi lei è sempre pronta, disponibile sì, ad aiutare tutti, ed ha un qualcosa da leggere, da dire, sì, perfetto, sì. E allora una riflessione sul libro. Perfetto, c'è una presentazione di un libro, sì, importante, sì. Perché Donna sotto le stelle non è solo moda, no, ma è anche arte e cultura. Cultura, sì. Ok, allora accolta dal nostro caloroso applauso, signore e signori, Nella Privitera. Nella Privitera. Le persone importanti si fanno attendere. Sì, è vero anche quello. Arriverà. Allora abbiamo una temperatura bellissima, io sì, ti dirò che... Eccola qua, ero oggi un po' spaventato, applauso, un applauso per Nella. Buonasera Nella. Allora, ecco, perfetto. A te il microfono. Grazie. Allora lasciamo tutto per te, il pubblico tutto per te ad ascoltarti. Non ti emozionare, stai tranquilla, sono tanti, però fai finta che non ci sia nessuno, sei tu e uno specchio davanti, va bene? Io vi ringrazio, è una sorpresa, non pensavo questa presentazione così, per me emozionante, troppa bontà da parte vostra. Vai però Nella, dai. Raggiungo la mia postazione. Tranquilla, grazie. Vai. Raggiunge la sua postazione. Ok. Perfetto, perché è un dietro le quinte. Sì, sì, assolutamente. Buonasera a tutti. Mi dispiace non poter essere presente questa sera. Ecco perché ringrazio chi mi fa da portavoce in questo momento. Mi presento, sono Giulia e abito a Lecco. Mi sarebbe piaciuto molto essere qui con voi e raccontarvi la mia storia, ma purtroppo causa distanza non vi è possibile, ma spero di riuscire comunque a trasmettervi qualcosa attraverso un'altra persona. Avrei voluto spiegarvi cos'è per me si può sempre rinascere, dove all'apparenza può sembrare un semplice libricino, ma che per me è una parte importante della mia vita. Con questo libro ho voluto racchiudere la parte più cruda di me, quella che per anni, per ovvi motivi, ho nascosto dentro ad un cassetto. Non vuole essere però uno dei soliti libri che parla di droga e basta, ma più una guida interiore per ognuno di noi. Si può sempre rinascere in qualsiasi situazione della nostra vita e non per forza dalle sostanze. Ecco perché vorrei lasciare dentro di voi una piccola parte di me, come a dire che non siete da soli, che c'è sempre qualcuno da qualche parte del mondo che sta vivendo una situazione simile alla vostra. Si può cadere, certo, ma quello che non si può fare è piangersi addosso. Non fraintendetemi, piangere si può e come, ma non deve essere un motivo di arresa, ma bensì di risoluzione dentro di voi. Abbiate sempre il coraggio di chiedere aiuto se ne avete bisogno. Non pensate sempre che magari state disturbando il prossimo, perché a loro volta magari anch'esso necessita di aiuto. Vi auguro di essere sempre felici della vostra vita, anche quando le cose non sempre vanno per il verso giusto. Abbiate la forza di guardarvi dentro e al posto che pensare perché a me, dire cosa mi sta insegnando questa situazione e da quel momento ripartire. La felicità non dipende tanto da ciò che viviamo, da come decidiamo di vivere tutto ciò che di doloroso e meraviglioso la vita ci regala. Non vorrei dilungarmi troppo, per cui vi saluto e vi abbraccio a distanza nella speranza un giorno di potervi guardare negli occhi. Con affetto, Giulia. Grazie mille Nella, grazie. Eccoci qua Nella, vieni qua insieme a noi. Ti ringrazio, una bellissima lettura, emozionante. Sì, continui qua in passerella con noi.
Perfetto, perfetto, dai. Ti facciamo completare un po'? Sì. Ok. Poi, prego, procedi prego. Pure. Sì. Questa è la lettera di Giulia Ferrari, come avete sentito, l'autrice di questo libro, Si può sempre rinascere. Sono onorata di aver dato voce alla scrittrice e anche a questo testo. Ma prima di far conoscere l'anima del libro che ora sinteticamente vi illustrerò, anch'io voglio fare i miei ringraziamenti, ringraziare Cinzia Paratore e Nuccio Aliberti per avermi scelto a dare voce a questa, a tanto contenuto, all'essenza di questo libro che narra di una situazione che è comune, come dice la stessa scrittrice, che non va dimenticata, ma anzi che deve essere affrontata da educatori, da genitori, e che non bisogna guardare ai giovani che cadono in questa oscurità della loro vita come dei criminali. Anzi, quella che viviamo oggi è proprio una questione giovanile. I giovani vanno ascoltati, vanno guidati, devono essere valorizzati e far capire loro che sono una risorsa per il presente ma anche per il futuro. Ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, per la partecipazione e l'attenzione prestata alla voce di Giulia. Ma un particolare ringraziamento va alla scrittrice per la testimonianza della sua tossicodipendenza. La tematica trattata non appartiene solo ai nostri tempi, come dicevo prima. Essa è stata trattata anche da remota suprema letteratura. Basti pensare a Baudelaire con la sua opera Paradisi artificiali, oppure a Stevenson del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Entrambi naturalmente condannano la tossicodipendenza, l'avvicinarsi alla droga, a questa realtà che conduce, per dirla con Stevenson, a un così tremendo naufragio. La sublimazione della lettera di Giulia propone una guida interiore con l'intento di condurre alla felicità. Giulia lancia un messaggio forte, e cioè la possibilità di superare la dipendenza della droga che lei ha vissuto a soli 13 anni. Diverse le parole chiave che derivano dal testo alquanto denso. Una di esse è la rinascita, appunto. Rinascere nella realtà, rinascere nel gusto della vita, rinascere nel sorriso, rinascere nella capacità di sognare e di ricordare le proprie azioni. Un'altra parola chiave è il coraggio di chiedere aiuto e decidere di cambiare vita. E ancora, un'altra parola chiave è il pregiudizio della società, di questa società che procura solo profonda sofferenza. Questa situazione comune, come viene definita dall'autrice, deve abitare nei luoghi educativi, quelli che raggiungono meglio i giovani, quei giovani che devono essere ascoltati, come dicevo prima, guidati, e dei quali contrastare quella solitudine che vivono dentro e che vogliono compensare con alternative devastanti. È stato per me doloroso leggere il capitolo dal titolo Paura. Paura che si prova verso il tossicodipendente visto come un criminale, piuttosto che soffermarsi a guardare ad una questione giovanile, al dramma dei giovani che sono abbandonati come libri mai letti. Mentre è stato rassicurante per me leggere il capitolo dedicato alla rinascita, non mi stanco mai di fare riferimento a questa espressione. Rinascita che può essere raggiunta con enorme fatica, ma ricompensata di certo dalla meraviglia delle emozioni, delle sensazioni, dalla meraviglia che è la vita. Riconoscere ai tossicodipendenti una seconda possibilità per ricominciare a ridere, per ritrovare se stessi, come è stato per Giulia, aiutata dai propri genitori ma anche dalle vere amicizie. E qui tocca un altro valore della vita, la vera amicizia, che è pronta a porgere una mano sempre.
La volontà di Giulia è ora quella di occuparsi delle persone che vivono oscurità, raccontando la sua esperienza, convinta che in questo modo potrà essere di aiuto. Scusate se faccio qualche citazione, ma proprio per far capire quanto questa situazione sia remota. Infatti, Seneca sosteneva che vivere è più difficile che morire, e nel caso di cadute come quella che riguarda la droga, occorre darsi questo imperativo: io non lo voglio fare più. In altri termini, se uno cade deve imporsi di rialzarsi, ma soprattutto con l'aiuto di chi sta attorno a questi giovani, dei genitori, degli amici. Anche l'imperatore Marco Aurelio diceva: alzati, perché devi continuare il mestiere della vita. La vita comporta un caos, ma la ragione avrà il compito di trovare un equilibrio, non il distacco dalle cose, ma camminare sulla strada della vita. La vita di oggi ci ha inondato di scienza, di tecnologia, che ci riempiono la vita di cose e ci fanno dimenticare di noi stessi, mentre occorre chiedersi: chi sono io? Che cosa so fare? Che cosa voglio fare? Ben venga la tecnologia e il progresso, ma occorre educare i figli a saperli gestire. Questo libro di esordio, che vede Giulia Ferrari vincitrice pari merito della sezione giovani del primo concorso letterario Emanuele Ghidini, è strumento, come ogni altro libro, di crescita culturale e personale, pensando alla cultura come a un modo per stare al mondo. Concludo questa mia riflessione con una poesia della poetessa furnarese che abbiamo già conosciuto qualche tempo fa, Rosalia Simone Daliberti, che è stata a fianco di ragazzi caduti nel tunnel della dipendenza. E parafrasando un musical della Disney, da buona sognatrice, non posso che invitare a volare tra le comete e con loro volare sopra ogni dolore della vita. Ragazzo, sapessi, ragazzo, quante verità tu sei, fiato misterioso, anelito d'amore, vita che nasce da due cuori. Luce tu sei, speranza del creato, mente, sogno, progetto, bellezza. Non tradire la vita, sii certezza. Grazie. Grazie mille, Nella, grazie per le tematiche che hai toccato. Assolutamente attuali, grazie mille veramente. Tema molto toccante, Nella, mi metto a fianco, ecco qua. E allora, grazie a voi. Io ringrazio anche te. Giulia Ferrari, l'abbiamo conosciuta, grande scrittrice, poi un bel libro veramente, io già ce l'ho, dovrò leggerlo e ti ringrazio. Questa allora questo da parte libro. dell'agenzia nostra. La sì, premiamo Nella Privitera per il suo intervento, grazie. Paratore e Nuccia Liberti, per l'applauso. Questa è una targa che metterai qui nel comune, nella tua biblioteca, perché so che gestisci alquanto benissimo questa biblioteca, ti impegni sicuramente e noi ti ringraziamo di essere stata qui con noi stasera. Grazie Nella. Grazie a voi, grazie, grazie mille. Un applauso grazie per Nella. Grazie a tutti, grazie. Grazie Nella, grazie. Sono emozionata, grazie, non so più grazie. Cosa dire. Grazie. Il microfono, guarda che fai, se tu esci da quel lato, infatti ti ringrazio alla regia. Allora entriamo. Entriamo nel creiamo, vivo della nostra creiamo serata, un po' sì. di spettacolo, di sì, musica. Infatti. Allora, vogliamo presentare chi, Marianna? Allora, inizieremo appunto a presentare la scuola di ballo di Carmelo Foresti e Angelica Italiano. Voglio appunto presentare la scuola, la Dance School Sicilia, che si trova a Falcone, via del Marinaio 20, affiliata alla FIDIS, al CONI, ed è una delle scuole più titolate nel territorio. 7 volte campioni d'Italia nella danza sportiva, i direttori tecnici artistici sono appunto Carmelo Foresti e Angelica Italiano, maestri diplomati MIDAS. Da atleti hanno conquistato numerose finali in ambito europeo, tra Praga, Amsterdam, Istanbul, Porto, Sofia e Bucarest, accompagnate da una finale al German Open Championship di Stoccarda, la gara più importante al mondo. Nella scuola si effettuano corsi di danze di coppia per alto agonismo, balli sociali, liscio, ballo da sala, caraibico,
danze coreografiche, baby dance, danza classica e contemporanea, a partire dal 2 settembre con tutte le norme anti-Covid. Quindi accogliamo, quindi, signore e signori, Carmelo Foresti e Angelica Italiano. Vaga distratta, mente abbandonata, occhi e sotto capiella nascondute, mani in da sacca e bavera izzate, vaga piscanne stelle caso asciute. Vuol sapere che non c'è stata nessuna, io chiamo un nome a tenere, ma tutta gente che parla di te. Bravissimi! Naturalmente sottolineiamo che questi sono alcuni degli allievi, appunto, di Carmelo Foresti e Angelica Italiano, che sono stati bravissimi. Facciamo un lungo applauso ancora. E questo vediamo... è stato appunto uno dei primi interventi, a seguire gli altri allievi. Prego. Prego. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos se encontraba el amor que me brindaba, el calor de tu pasión. Es la historia de un amor como no hay otro. Grazie anche a loro. Si procede con altri allievi. Eccoli che arrivano. Grosso applauso, grazie. Grazie mille, bravissimi anche loro. E questa era la scuola di Carmelo Foresti e ed Angelica Italiano, Italiano. Ok. La sede è Falcone, lo ricordiamo. Sì, sì. Noi li ringraziamo perché avremo altri interventi più avanti della serata. E adesso possiamo scendere giù, vieni, perché qua dobbiamo lasciare un po' sia il tappeto che la pista. Sì, adesso dobbiamo lasciare lo spazio per la sfilata. Perfetto. E intanto un ringraziamento io lo vorrei fare a chi ovviamente sta lavorando. Guarda un po', il nostro fotografo Mattia Riolo. Facciamo un applauso al nostro Mattia. Grazie. Buon lavoro, Mattia. Per le riprese abbiamo il Salvatore Siracusa. Un applauso anche grazie a lui. Grazie anche a Salvatore. Grazie.
E poi per il service audio luci Pagano. Un applauso anche a loro. Allora, e allora Nuccio, andiamo a vedere la moda. Siamo nel vivo della serata, sì, e iniziamo con la sfilata degli abiti da sera, sì, e quindi è doveroso ringraziare chi ci ha dato l'opportunità di sfilare questi meravigliosi, sì, abiti, che è Andrea Lepro di, sì, Barcellona, Pronto Moda Lepro, e le spose di Maria Grazia, l'atelier, sì, bellissimo, dove c'è un po' di tutto, abiti da sposa, da paggetto, la linea uomo, quella che sto vestendo io, il Pat Maseda, sono delle linee veramente diciamo di alta moda italiana e non. Anzi, se mi dai l'opportunità, cogliamo anche l'occasione per, sì, dire che Andrea Lepro effettuerà una scontistica eccezionale. Particolare, sì, particolare, arriva anche al 70% di sconto, quindi chi è interessato, non è poco assolutamente. Sì, per questi meravigliosi abiti. Sì, perché questo aiutiamo il momento, aiutiamo l'economia ovviamente a muoversi, infatti, e aiutiamo, infatti, i commercianti che la stanno vedendo veramente dura. Allora, grazie Andrea, adesso ti godi tutto il tuo momento, si trova a Barcellona, di fronte proprio alla chiesa del Crocefisso, ricordiamo. E quindi ricordiamo che tutti gli abiti che adesso sfileranno, appunto, sì, sono indossati da queste ragazze e non, perché io ci tengo a dire una cosa, esatto, vieni verso, esatto, giù, ci tengo a dire che in passerella noi non troviamo soltanto la modella nella taglia 40 o 38, no, ma troviamo diverse taglie, perché il negozio offre l'opportunità di vestire un po' tutti, ed è giusto che sia così. Quindi vedremo la gente comune, che è quella che noi scegliamo e portiamo nelle nostre serate, portiamo nei nostri concorsi di bellezza, quindi è gente che ha fatto tanti concorsi di bellezza. Sì, infatti c'è appunto anche gente che ha partecipato a concorsi nazionali. Benissimo. E poi e le ragazze che ovviamente sono al tiro della situazione, nel senso che sono modelle, non, infatti, quindi partecipano a tanti concorsi di bellezza, tante sfilate di moda, quindi vedremo l'uno e l'altro, e quindi ho anche modelle per una sera, per una sera, sì, il divertimento. Allora, un grande applauso, stanno per arrivare, sono gli abiti eleganti e da cerimonia di Andrea Lepro. Ciao, mi presento, non sono niente per te, ma se solo avessi un po' di forza ti direi che ti ho visto spesso, ma non è lo stesso per te. Ma se solo avessi del coraggio ti direi che ti direi che vorrei proprio sapere perché non ti sposti da quel bar. So che non ci conosciamo, ma vorrei proprio sapere quanti libri leggi, viaggi, compi, quanti cani o sogni accesi hai, ma non mi guardi mai. Il problema è lo stesso, non sono niente per te. Posso guardarti anche per un anno e non vorresti me. Tra 7 miliardi credo un po' alla casualità e penso alla fortuna che ho incontrato a vederti in quel bar. Ah, 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 ah. Vorrei proprio sapere perché non ti sposti da quel bar.
mamma. Vorrei proprio sapere quanti libri leggi, viaggi, compi, quanti cani o sogni accesi hai, ma non mi guardi mai. Tu non mi guardi mai, no mai, no mai. Oh, oh. Tu non mi guardi mai. Guardi mai. E so che non ci conosciamo, ma vorrei proprio sapere perché non ti sposti da quel bar. So che non ci conosciamo, ma vorrei proprio sapere, 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 sapere se anche tu mi guarderai. Non mi guardi mai. Come va? Non ti chiedo mai come va. Sono troppo egoista, bene dai. Se ci fossi tu meglio sai. Ogni giorno è una fissa. Cado nei tuoi occhi, cazzo non volevo. Sono in alto mare, questa volta annego. Però di pensarti non ne faccio a meno. Che fai così male, ma son masochista. E ti odio se mi fai quell'aria scontrosa. Perché fare mille guerre per ogni cosa è per te. Ti giuro lo farei, ehi. Da non dirmi che mi odi anche tu stasera. Perché non puoi rovinare questa atmosfera. Lo sai, sì lo sai pure te, sì lo sai pure te. Farei mille guerre per te. Non lo sai, faccio a botte con il mio riflesso. E mi odio da giorni, però dai, certe volte non ci vedo niente. Altre volte sì ci vedo dentro. Ci siamo di nuovo, cazzo non volevo. Nata come un gioco ma stavolta annego. Meglio di pensarti non ne faccio a meno. Che fai così male ma son masochista. Batte prese in faccia, il mio cuore è Alaska. E se non ti sento, l'aria che mi manca. Mi prendi da dentro, sono uguale a te. Poi ti dico basta, ma non fa per me. E ti odio se mi fai quell'aria scontrosa. Perché fare mille guerre per ogni cosa è per te. Ti giuro lo farei, ehi. Da non dirmi che mi odi anche tu stasera. Perché non puoi rovinare questa atmosfera, lo sai. All'improvviso sei volato via, lasciando indietro una nuvoletta. Almeno meritavo una bugia. L'ultima sigaretta. Siamo due fiori cresciuti male sul ciglio della tangenziale, all'ombra di un ospedale. Te l'ho già detto una volta, mi ricordavi il mare, le luci di Natale, gli schiaffi sul sedere, lo spazzolino uguale, la panda manuale, bruciare in una notte come una cattedrale. Non è colpa mia se tutta questa luce, luce, luce non ti illumina più dentro casa mia. E non è colpa tua se tutti questi destri, destri, destri al muro non ci fanno ritornare lì. A quei momenti lì, a quando andava tutto a gonfie vele,
mi faceva stare bene, che mischiavi romani ed inglese. Te l'ho già detto una volta, mi ricordavi il mare, gli occhiali di mia madre, le 4 del mattino, le Winston Blues mezzate, le facce come zombie, svegliarti mentre dormi. Ma che meraviglia! Che momento magico, bellissimo. Eccole, grazie. Rientrare. Eccole qua. Allora, eccole tutte per fare, voi. Facciamo fare il tappeto rosso tutto per loro. La pazzerella. Questi sono gli abiti. Applauso. Stasera cerimonia, cocktail, anche da giorno se volete. Sono gli abiti di Andrea Lebro, Pronto Moda, Barcellona. Non è colpa mia se tutta questa luce, luce, luce non ti illumina più dentro casa mia. Grande applauso, signori, per un evento e per un momento di spettacolo, veramente spettacolo. Eccolo, bellissimo. Abiti meravigliosi. Eccoli qua, sono tutte schierate per la gioia del nostro fotografo Mattia Riolo, per il nostro cameraman Salvatore Siracusa. Sì. Eccole qua. Mandiamo un po' di musica, vai! Così chiudiamo con questa passerella e con questo grande applauso. Eccole qua tutte nel loro splendore. Ripariamo appunto di abiti per tutte le età, sì, e per tutte le misure, perché comunque Andrea Lebro è, sì, anche questo. Veste tutti, veste tutte le taglie, veste tutti i colori, perché abbiamo visto un assortimento di colore indescrivibile. Ricordiamo sempre, per chi è interessato, questi abiti ovviamente può andare a trovarli nell'atelier di Andrea, e che hanno in questo momento anche una scontistica del fino al 70%, particolarissima, per questi abiti meravigliosi, veramente ne vale la pena. Piena di paura, paura di sbagliare. Ecco Cinzia, Cinzia che dirige un po'. Hai visto come dirige tutta la situazione? Attenta a tutto nei minimi particolari, ed è giusto che sia così. Naturalmente, grazie. Anche lei vestita con un meraviglioso abito di Andrea Lebro. E accogliamo nuovamente con un grosso applauso gli abiti di Andrea Lebro. Meravigliosa la location, noi siamo a Palazzo Marziani di Furnari, infatti, per il terzo anno. Infatti, è una location meravigliosa, per questo evento veramente si sposa e non è un gioco di parole. Non è un gioco di parole, bellissimo. Adesso un altro momento ritornano di musica. Sì, i ragazzi della scuola di ballo di Carmelo Foresti, Angelica Italiano, e quindi li chiamiamo nuovamente. Sì, eccoli qua, già io li vedo pronti. Eccoli in arrivo. Nuovamente per voi, i ragazzi di Carmelo Foresti e Angelica Italiano. Ecco a voi. Questa di Marinella è la storia vera. Così bella, dal fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno di un amore. Grazie, bravissimi. A seguire poi chiederemo l'età di questi ragazzi. Sì, infatti, perché vedo che la scuola è assortita. Sono bravissimi, ma non hanno un'età avanzata, ma sono molto giovani. Giovanissimi. Penso che un sogno così
non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, oh. Cantare, oh, 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 oh. No wonder my happy heart sings. Ecco, un applauso anche per loro. Nuovi ballerini, tutti per voi. Ti amo, dis-moi ti amo, garde-moi ti amo, même si je sais que je ne suis pas ton unique et que tu l'aimes aussi, que la vie est ainsi. Ti amo, c'est mon cri, entends-moi même dans le silence dans lequel j'ai plongé ma vie. Sans toi, je ne serais plus moi, je l'envie et je t'aime. Comme l'oiseau déploie ses ailes, tu t'envoles vers elle. L'amour est qu'un letto si fa, dimmi un'altra metà. Oggi ritorno da lei. Ecco, bravissimi anche loro. Grande applauso per i ballerini, anche perché dobbiamo ricordare che sono anche campioni nazionali. Sì, infatti perché... i maestri preparano tutti questi ragazzi anche per gareggiare, questo è importante, diciamolo. Infatti io vorrei in passerella il maestro di questa scuola, sì. Accogliamo Carmelo Foresti, Foresti e Angelica, Angelica Italiano. Grosso applauso, qua. Grazie. Possiamo scendere giù. Buonasera, buonasera, buonasera a voi. Benvenuti. Certo, sì. In passerella, sì. Eccoli qua i vostri meravigliosi applauso, allievi. Applauso, i ballerini sono abituati alle grandi platee, ai grandi applausi. Allora, Carmelo, vedo che età, tutte le età, dal più piccolino, chi è la più grande tra di loro? Boh. Allora, Christian solamente ha 13 anni, gli altri tutti 12. Tu prepari i ragazzi per le gare nazionali, giusto? Sì, per i campionati nazionali. Solamente con queste sei, con questi sei ragazzini abbiamo 7 campionati italiani vinti. Quindi 7 medaglie d'oro. Alla grande. Poi ci sono anche altri. Grande ballerino Carmelo, io lo conosco da una vita. Sì, tra l'altro hai anche presentato un mio saggio, una mia. Ho presentato anche un tuo saggio, benissimo. E allora, e Angelica invece? Come mai non fa la ballerina adesso? Come mai non fa la ballerina adesso? Potevi ballare stasera con lei? No, siamo fuori forma, guarda un po' che c'è qua. Fuori forma addirittura? No, abbiamo preferito sinceramente far ballare Vabbè, loro. Abbiamo visto loro, sì, è sì, giusto sì. Che sia magari un'altra volta, in un'altra ospitata, anche lei è insegnante di ballo, per cui sì. Insieme po', vi vogliamo vedere. Sì. Allora, okay. La tua scuola è a Falcone? La mia scuola è a Falcone. Facciamo un po' di pubblicità. Se dimmi tutto dove. Va bene, riapriamo il 2 di settembre. Andrà bene. Con norme anti-Covid è tutto perfetto. Appunto nella norma. E niente, vi aspettiamo se vi va a Falcone, via del Marinaio numero 20. I corsi sono per tutte le età. Tutti i generi, chi vuole partecipare alle competizioni di danza sportiva, appunto come avete visto c'è la formazione di alto livello, ci sono anche le formazioni per il sociale, quindi per i seniors che vogliono divertirsi ballando. Bello, tutte le categorie praticamente, tutte le età. Sì,
c'è anche danza classica, danza contemporanea, un po' di... anzi, quest'anno abbiamo aperto anche il corso per i solo Latin, praticamente una nuova disciplina, perché purtroppo ad oggi non si riescono a trovare tanti ballerini, soprattutto di genere maschile, quindi la nostra federazione ha dato un input appunto alle ragazze che vogliono comunque intraprendere il mondo della danza sportiva, di poter fare competizioni anche a livello individuale, di danze latine, ma anche a livello individuale. E noi abbiamo aperto anche questo corso, anzi abbiamo avuto anche la partecipazione ai campionati italiani a Rimini, portando anche degli ottimi risultati, perché quella bambina con quella bambinoccia con il vestito arancione, diciamo che fa tutto, ad esempio, cioè tutti i corsi dove la metti balla, ha voluto partecipare ai campionati anche di solo Latin, portando una bellissima semifinale, oltre a due campionati, due medaglie d'oro vinte col ballerino quest'anno. E niente, siamo qui. E noi siamo stati felici come Fashion Art, la nostra agenzia, Baicinzia Paratore e sottoscritto, a volervi qui con noi stasera. Noi un piccolo omaggio da parte dell'agenzia, così grazie. Potete metterla nella vostra scuola. Ok? È un piacere. E vi aspettiamo a presto, in bocca al lupo per la nuova grazie apertura dell'anno scolastico. E grazie a questo pubblico meraviglioso. E grazie a voi. Grazie. A voi. Un applauso a Carmelo Foresti e Angelica Italiano. Grazie mille, davvero, bravissimi. Grazie. Allora lascio a te l'onore sì. della passerella. Io sì. corro e ritorno tra un po'. Sì, Nuccio, perché adesso è il momento della sfilata moda uomo. Sottolineo che da Andrea Lepro, naturalmente, anzi meglio dire, Andrea Lepro veste anche l'uomo sposo e cerimonia, quindi questa sera vedrete appunto anche questa sfilata, quindi ci tengo a dire e sottolineo che in questo periodo incentiviamo l'acquisto. E nello specifico Andrea Lepro effettuerà anche una scontistica particolare fino al 70%, e quindi vi auguro di vedere questa meravigliosa sfilata, e appunto accogliamo la sfilata moda sposa uomo di Andrea Lepro.
i nostri modelli, quindi ricordiamo che Andrea Lepro veste anche uomo, bambino, bambina, donna, sposa, cerimonia. Ecco a voi, uomo, sposa. Visto che anche il nostro Nuccio ha sfilato per Andrea Lepro, grazie mille per l'applauso spontaneo, è sempre bello quando è spontaneo, e ringraziamo sempre veramente Andrea Lepro. Bene, adesso abbiamo un momento musicale, perché ci vuole anche quello per spezzare, diciamo così, probabile monotonia, ma anche se non è così, e quindi ci saranno Nuccio Aliberti, Elina Zaro, che effettueranno medley dei ricchi e poveri proprio per dare un attimo di vita. E quindi io li annuncio e canteranno insieme Nuccio Aliberti e Elina Zaro con un medley dei ricchi e poveri. Eccoli qua, accogliamoli con un grosso applauso! Try to tell you what I feel inside. The only things I ever wanted. Eccola! Facciamo un applauso a questa grande cantante, Elina Zaro! Cantante di tanti palcoscenici, tanti karaoke, serate di karaoke, compleanni. Di tutte e di più, vero Lina? Vediamo se c'è, sì, c'è voce. Sì, c'è. Buonasera voce a tutti ancora una volta. Sì, in effetti sì, da quando ero piccina mi piace cantare e così ho continuato in varie piazze, in varie città. Ecco, non a Sanremo naturalmente. Sanremo, lascialo stare, io da una vita che ci sto dietro a Sanremo, però poi alla fine non sono mai arrivato a Ma Sanremo. Sai, l'umiltà, io mi sento sempre una dilettante, perché sono una dilettante sempre. La musica è sempre giovane in ogni caso, quindi... Non finiamo mai di imparare, mai, poi mai. Fra l'altro. Allora, se qualche tecnico, siamo già pronti, tutto ok? Perfetto. Ok, allora vi ripresento, perché ci tengo. Grazie. Nuccio Aliberti e Elina Zaro. Grazie. Un medley dei ricchi e poveri. Allora, qua dobbiamo muovere anche un po' la piazza. Anche voi, aiutateci. Vai! Io leggo pochissimo e non leggo niente, se mi spegni questo faro non si vede niente. Ecco, sì, sì, grazie, ok. Grazie, adesso è meglio. In questo inverno sotto zero, con un filtro in bianco e nero, se mi innamoro, se mi innamoro, metto un maglione e vado avanti, col pennello e coi colori, e lo coloro, e lo coloro, e poi ti porto dove. Tu. Dai sulle mani, un dai, forza! Tutti insieme, su, vai! Dove nessuno ci troverà, su nell'immensità. Vai! Vieni insieme! Se mi innamoro, se mi innamoro. Che è successo? Aprire il cielo per scoprire dove il sole va a dormire, pensando a te. E voglio dire a chi non lo sa, che so cos'è la felicità. Se mi innamoro, ma poi perché continuo a dire se. Ora, se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro sarà di te. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro. Se mi innamoro, se mi innamoro, se mi innamoro.
così vogliono le mani. Ora sì, vai, su queste mani, dai. Uno, due, tre, vai. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria il fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele. Contro la gelosia è una ricetta per l'allegria, legge il destino ma nelle stelle, e poi ti dice solo cose belle. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma. Futuro, che cosa c'è? Sarebbe bello se fosse un re. Così la bionda americana o si innamora o la trasformerà. Io muoio dalla curiosità, ma dimmi un po' la verità. Voglio sapere se questo amore sarà sincero, sarà con tutto il cuore. Più in alto si va e vola, vola con me. Il mondo è matto per te, se l'amore non c'è. Basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me. Vola, vola si va, sempre più in alto si va e vola, vola con me. Il mondo è matto per te, se l'amore non c'è. Basta una sola canzone per far confusione fuori e dentro di me. Grazie a tutti per questo intervento di Lina Azzarro. Grazie a Nuccio Aliberti. Noi ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo, sì. Grazie. Anche perché sfili, canti, fai tutto. Un applauso grazie, ancora a questa grazie cantante mille, grazie, grazie bravissimi a voi. Io grazie. Mi riprendo. Abbiamo appunto detto che stasera è arte, cultura, arte, cultura moda e spettacolo. E voi. Okay. Di nuovo un applauso per Nuccio e Lina, grazie. Va dai, guarda che non abbiamo manco provato, noi è la seconda, vabbè, terza volta circa che ci vediamo e che abbiamo improvvisato. Esatto. Abbiamo detto che facciamo, dobbiamo dare un po' d'allegria in questo momento, sì. I ricchi e poveri sono il gruppo più giusto. Infatti, sì. Allora, hai annunciato già qualcosa? Sì, perché adesso è il momento dei bimbi, però belli. Li stanno aspettando tutti perché saranno meravigliosi, perché indosseranno ovviamente sempre abiti di Andrea Lepro. Sì, anche perché veste pure i bimbi cerimonia, baggetti, diciamolo, anche per sì. La comunione, per ogni ricorrenza. Infatti. Allora io vorrei ricordare che tra nella sfilata dei bimbi, infatti, ci tengo a dire questo, veniamo più giù, vieni, sì. Vieni, scendiamo. Allora, in questa sfilata dei bambini, noi come agenzia
la Fashion Art, abbiamo la fortuna di avere con noi dei bambini veramente straordinari. Io mi auguro che aumentino di numero, sono già tanti, stasera abbiamo soltanto una piccola, un piccolo numero. Sì, però già ci sono bambini però, che hanno sfilato anche per... Hanno sfilato per concorsi nazionali importanti. E anche per stilisti importanti. Sì, per stilisti importanti. Anche il più bello d'Italia, addirittura Baby, pensa tu, la categoria, il vincitore. Quindi sono bambini... Diciamo straordinari, abituati alla passerella. E io, se tu mi permetti, vorrei in questo momento, mi è venuto così questo flash da una serata, dall'inizio della serata che dovevo farlo, lo faccio adesso. Io vorrei, perché è come se fosse qui con noi in questo momento, salutare, ringraziare e dare veramente un momento di coraggio, di forza. Io la chiamo la mia sorellina, perché da un po' che ci conosciamo, da un paio d'anni, soltanto 2 anni, e la amo moltissimo. Noi stiamo la sera anche, guarda, fino alle 2, 2:30 di notte al telefono a parlare. Pensate. Sì, veramente, perché ci raccontiamo di tutto e di più, ci consigliamo. Non è stasera qui con noi ed è Milena Traviglia. Ah sì, facciamo un applauso. Se sei sì. stasera in diretta, non so se qualcuno ha acceso il cellulare, sta facendo vedere la nostra serata. Io saluto Milena Traviglia, che doveva essere qui con noi stasera, però un bruttissimo raffreddore, ma brutto brutto veramente, e purtroppo non ce la fa avere qui con noi. Però abbiamo anche un'altra parte di lei. Assolutamente, che si è fatto bene a dirlo. Sì, a presentarla, la presenteremo dopo. Infatti. Milena Traviglia è una grande, grande giornalista, è una persona che fa radio, fa televisione, sì. fa una trasmissione tutta sua, raccontiamoci. E poi appunto è una bella persona. È una bella persona. Allora, ciao Milena, ciao, noi ci Milena. Sentiamo subito dopo che abbiamo finito la serata. Eh sì, perché l'orario saranno le tue. Saranno quindi. Le tue, come per abitudine. Allora, ci tenevo però naturalmente sì. a dire che durante la sfilata dei bimbi avremo appunto un quadro musicale dove appunto suonerà la musicista Marina Nardo con il brano Arabesque, quindi la sfilata dei bimbi sarà appunto accompagnata da questa meravigliosa... Da questa grande musicista Marina sì. Nardo, che conosco da una vita e mi ha fatto proprio piacere averla qui con noi. Allora, sulle note di Marina Nardo, maestro Marina Nardo, i bimbi di Andrea Lepro. Thank you.
bimbi e grazie mille anche a Marina Nardo. Nuccio, un momento bellissimo quello che abbiamo appena visto. Molto bello, già si parla di bambini, quindi è una cosa meravigliosa e poi accompagnato dalla, da questa bellissimo, grande maestra. Bellissimo, bellissimo, che rivedremo dopo. Marina, grazie Marina, grazie ci mille. Vedremo dopo, grazie mille. E questi bimbi meravigliosi, ma veramente, ma uno spettacolo, facciamo un applauso. Facciamo un grande applauso, come abbiamo detto prima sono bambini abituati alla passerella, guarda come sono bellissimi. Assolutamente sì, grazie mille, grazie naturalmente. Troppo, troppo belli, grazie, grazie, grazie. Ad Andrea allora, Lepro, certo, che è forse adesso, proprio il momento di chiamarlo. Bene, adesso te la becchi tu perché sei assolutamente tu, sì, una con donna, tanto piacere. Da consegnare la targa a, ad Andrea, perché io la consegnerei anche non solo ad Andrea, guarda che abbiamo anche dietro le quinte sì. una ragazza meravigliosa che è Maria Catena, sì, che infatti. Ha aiutato tantissimo. E se c'è qualcuno che chiama Maria Catena, sì, Cinzia, la... mi vuoi chiamare Maria Catena per favore? Eccola, eccola qui. Eccola qui. E naturalmente chiamiamo anche Andrea Lepro al centro. Io a lui lo lascerei seduto perché tranquillo, ah, okay, okay, guarda, okay. Tranquillo, allora... si sta godendo tutto lo spettacolo. Vieni, vieni, vieni insieme in, a me. In sua vece chiamiamo c'è, Maria, Maria Catena. Catena, scendi, vieni qua. Facciamo un applauso a lei anche che è dietro le quinte. Anche lei un grande lavoro, Sì, assolutamente, una valida accorciare collaborazione. Accorciare i pantaloni, vero? Attenzione, eccola. Accorci i pantaloni e salti le scale, che fai? Fai un bel lavoro. Allora, facciamo una cosa. La mascherina in passerella la possiamo togliere, non gode la foto nelle riprese. Infatti. E ti invito a prendere il tuo datore di lavoro che è Andrea. Io non lo farò parlare, non gli farò dire nulla perché so che non ama parlare. Vuole, sì. Vogliamo solo ringraziarlo. Anche perché così tu. Sfilerai. Perfetto, anche questo è un abito della sua ditta. Eccolo, di eccolo. Andrea. Ecco Andrea. Eccolo qua, in passerella. Grazie, grazie è concesso mille. Di togliere la mascherina. Grazie, abiti. Non ti farò parlare, stai tranquillo perché tu non ami parlare, però noi ti vogliamo ringraziare per tutto quello che hai fatto tu stasera per noi, hai fatto tantissimo e io spero che tutto questo lavoro sia stato di tuo gradimento. Grazie, grazie Andrea e noi verremo a trovarti tutti nel tuo atelier che ricordiamo è in Barcellona di fronte proprio alla chiesa del Crocifisso ed è via Duca d'Aosta. Ok, perfetto. Allora, in questa occasione di mossa di economia, io la chiamo, infatti, perché dobbiamo muoverla, dobbiamo, se no sì, finiremo sì. veramente male, e quindi dobbiamo muovere i soldi. Infatti. Dove sono i soldi? Ci sono poi ci alla sono. Fine. Li stai troviamo, tranquilla dai. Che ci sono, si troveranno. Per venire a trovarti ed avere uno sconto meraviglioso, perché ho visto che tu stai applicando una scontistica particolare, mi pare che il 70%, vero? Su tutti i capi, tutti, quindi da quindi, domani da cogliere al volo. Da cogliere al volo, brava. Anche tu, il tuo bellissimo abito. Sì, questo bellissimo abito. Ecco, anch'io il mio bellissimo abito. E che tutti i bimbi e tutte le donne che abbiamo sì, visto in passerella stasera. Infatti. Allora, Marianna ti consegna questa targa. Lei una, la targa da parte nostra. Grazie davvero per quello che ha fatto. Come per ringraziamento noi. Per essere stati qui stasera con noi. Noi andremo con le riprese, andremo con le foto. Tranquilli che il pubblico diventerà non so quanto, diventerà enorme. Quindi intanto siamo a Furnari e ringraziamo i furnaresi di essere stati qui e di averci accolto veramente bene. Fatevi un applauso voi stessi perché grazie. Siete grandiosi. Ecco il nostro fotografo, foto ricordo, vai Mattia. Grazie. Allora, ti puoi nuovamente accomodare, ti godi ancora lo spettacolo, anche perché in un'altra sfilata di sposi ci sono anche dei tuoi abiti. Sì. Quindi è giusto che te li guardi, che te li vedi, perché abito da sposa anche le spose di Maria Grazia. Questo lo voglio sottolineare. Grazie, grazie, grazie Andrea. Grazie ancora Andrea Lepro, e grazie. Grazie a Maria Catena, grazie a te. Allora, in pubblico per assistere allo spettacolo. Noi cosa abbiamo adesso in programma? Adesso appunto abbiamo visto i paggetti, vedremo le damigelle. Benissimo,
Allora, le damigelle, voglio precisare che anch'esse sono bambine o ragazzine che hanno fatto parecchie passerelle, hanno fatto tanti concorsi di bellezza e noi abbiamo l'onore di averli qui stasera, però vestiti con il loro abito. E anche qui in Uccio avremo il piacere di vederli sfilate, sfilare insieme a un quadro musicale del maestro Pietro Giovanni Gianforte, con un brano, spero di dirlo correttamente, Zardas. Sì, poi magari lo chiederemo a lui. Esatto. Quindi i bimbi li ha accompagnati Marina. Esatto, le damigelle, e infatti li accompagnerà Pietro Giovanni Gianforte. Un applauso per loro, prego. Thank you.
Grazie al nostro maestro. Rivediamo queste damigelle bellissime. Ecco le passerelle delle damigelle, facciamo un grosso applauso, meravigliose. Ecco le nostre piccole dame, io direi delle spose in miniatura. Sono bellissimi, abiti straordinari, molto belli. E di una tranquillità, guarda come sfilano la passerella e il tappeto rosso, molto disinvolte. Stanno in passerella praticamente quasi sempre. Sembra la loro vita, guarda, la passerella proprio. Spettacolo, guarda, c'è la piccolina che dice sempre nonno guardami, nonno guardami. E beh, ha ragione, è bellissima. Quadro finale spettacolare, bellissimo, ancora un grande applauso ed ecco la piccolina accompagnata da Cinzia. Facciamo questo finale con un grande applauso, dai, molto caloroso. Si devono mettere d'accordo, si devono mettere d'accordo, guarda, perché è piccolissima. Bellissime le nostre damigelle, veramente bellissime. Applauso, applauso, erano bambini, hanno bisogno di sentire il vostro calore. Sì, allora, torna alla musica. Io però prima vorrei fare un ringraziamento in generale, perché avete visto delle acconciature meravigliose, sì, sia per le donne, sia anche gli uomini sono stati un po' ritoccati, il mio non ha bisogno perché è scompigliato, riccio un po', prossimamente liscio, adesso riccio. E poi anche le bimbe sono state acconciate, delle pettinature particolari. Abbiamo uno staff di parrucchieri che sta lavorando dietro le quinte, infatti, che io vorrei ringraziare, ma che vedremo poi in passerella qui una per una. Grazie anche a loro, grazie anche a loro di cuore, per il loro forte contributo, forte impegno e forte contributo. Allora, adesso torna la musica, ritorna la nostra Lina, ritorna Lina. Quindi, abbiamo il piacere di averla nuovamente qui per una sua esibizione tutta per lei. Si esibirà da sola. Sì, abbiamo fatto prima il duetto, io ogni volta che ci sono serate mi tocca fare il duetto. Noi non l'abbiamo provato, io era una mia tonalità completamente diversa, io faccio Ricche e Poveri, ma purtroppo abbiamo dovuto improvvisare. Però adesso sentiamo la sua bravura, sentiamo tutta la sua voce. Allora, signore e signori, accogliamo con un bellissimo applauso qui a Donna sotto le stelle, Lina Azzarro. Eccola qui. Sì. È acceso, prova voce, perfetto. Prova? Sì. Qual è la canzone, Lina, che ci farei ascoltare? Allora, ho scelto questa canzone in tema dei vecchi ricordi, perché adesso la sfilata si fa ancora più intensa, ovvero ritorniamo indietro appunto nei tempi anche con gli abiti da sposa. E allora ho scelto questa canzone che si intitola Un'ora sola ti vorrei. Che bellissima. Speriamo. Bella, bella, spettacolo. Facciamo un grande applauso, Lina, Lina Azzarro. Azzarro. Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia. Per dirti quello che non sai. Un'ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia.
abbracci miei. Che cosa sei per me? Io non vedo il mondo quando penso a te, vedo gli occhi tuoi nei miei. Ma se tu non vuoi, non è niente, sai, la vita mia per te un'ora sola ti vorrei. Io che non so scordarti mai, ed in quest'ora donerei la vita mia per te. Grazie, grazie Lina, bravissima, veramente meravigliosa. Ecco, grazie, Lina, grazie. Mamma mia, che voce, grazie, strepitosa. Grazie. Certo che quanti piano bar e quanti karaoke, quanti compleanni, quante feste, sì, hai, sì, fatto? Sono tanti ancora, tanti. E ancora vado avanti. Stasera c'è anche il mio collega che è venuto a trovarmi, Franco Biscuso. Lo salutiamo, il mio compagno, buonasera, di canto. Che giriamo un po' dappertutto per fare della bella musica italiana. Perfetto, e tu ci riesci splendidamente. Grazie, sei veramente, grazie, brava. Grazie. Allora noi, Lina, ti ringraziamo di tutto. Sei stata, hai fatto moda, hai fatto la sfilata, hai fatto la cantante, hai fatto il duetto insieme a me. Mi sono divertita. Sì, dai. Allora l'agenzia, la Fashion Heart by Cinzia Paratore e Nuccio Liberti ti omaggiano con questa targa, oh, ricordo, grazie, che porterai a casa, spero, grazie, a ricordo di una bellissima, sì, serata. Sì, sicuramente, anzi ritornerò. Alla quarta edizione? Certo, certo. Piacere. E noi saremo qui ad aspettarti. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, buona, grazie, grazie a voi. Bravissima. Lina Zarro. Grazie, grazie, grazie. Grazie Lina. E allora? Miss Marianna. Oh, Miss, grazie, Marianna, grazie. Cosa, allora, bolle in pentola adesso? Bolle in pentola adesso è il momento di cultura. Sapevamo, sì, ne avevamo parlato, sì, dei, moda, dei vari... cultura, spettacolo. Esattamente. Quindi? E questo è il momento di Alessandro Cassata. Benissimo, allora abbiamo tutta una biografia di Alessandro. Devo, diciamo, dire che ho conosciuto, cose, Alessandro appena un anno fa. È grandioso, grande, infatti, persona. Mi piace appunto dire... alcune, sì, solo, sì, sì, alcune, sì, delle cose che spendiamo, lo caratterizzano. Spendiamo parole, tanto non paghiamo nulla, quindi siamo, no, però tranquilli. Fino adesso per questo no. Vai. Attore, presentatore ed insegnante di enogastronomia ed anche musicista, modello e fotomodello. L'ultimo lavoro è stato in scena presso lo Spasimo di Palermo, ha girato fiction per TV e serie televisive per Netflix. L'esperienza più significativa è quella fatta con Giuseppe Tornatore ed ha pure una partecipazione al programma televisivo di Canale 5 Forum. Solo alcune delle cose che ha fatto, solo il nostro, alcune, Alessandro. Quindi lo chiamiamo, adesso, sì, lo chiamiamo, per questo monologo imparerai di Veronica Schofstal. Perfetto. E quindi, ecco, e quindi, a voi Alessandro Cassata. Cassata.
Buonasera Alessandro, prego. Differenza che c'è tra tenere una mano e incatenare un'anima, e impari che l'amore non è appoggiarsi a qualcuno e la compagnia non è sicurezza, e impari che i baci non sono contratti e i doni non sono promesse. E impari a costruire la tua strada oggi, perché il sentiero di domani è troppo incerto per fare dei piani. E impari a costruire oggi la tua strada, perché il sentiero di domani è troppo incerto per fare dei piani. Perciò pianta il tuo giardino e decora la tua anima, invece di aspettare qualcuno che ti mandi dei fiori. Amati e fai della tua vita un meraviglioso capolavoro. Amati e fai della tua vita un meraviglioso capolavoro. Grazie. Qui grazie davvero, toccante veramente... questo monologo, grazie mille Alessandro. Grazie, questo applauso deve essere grandioso. Alessandro, vieni in mezzo, mettiti grazie. Qui vicino Marianna, e abbiamo detto di te di tutto e di più. Io mi ricordavo di Forum con te
mi ricordavo. Però sei un grande attore, sei anche un fotomodello, vedo tutti i tuoi shooting fotografici, grazie, che grazie. Sono tantissimi. Anzi, ne abbiamo uno in programma, non esatto, svegliamo niente. Presto, work in progress. Work in progress, bravo. E allora, Alessandro, innanzitutto io volevo ringraziare te, Cinzia, questa meravigliosa creatura, per grazie. Averci donato questa sera tanta bellezza. In questo periodo così buio, così strano, così diverso da quelli che eravamo abituati a fare, questa sera siamo alla vigilia di un altro periodo diverso, ma la bellezza vincerà sempre su tutto. Il mondo è bello, vogliamoci bene, siamo tutti uniti, perché uniti sicuramente ce la faremo ad affrontare ancora meglio questa vita che è così bella. Bravo Alessandro. Esatto. La vita è bella comunque, esatto. Quindi viviamola. Allora noi, Alessandro, come agenzia, un pensiero da parte della Fashion Heart per te. Allora, questo è per te. Grazie. Grazie per il tuo intervento qui alla terza edizione di Donna sotto le stelle. Grazie a voi ancora. Foto... a questo meraviglioso paese che è Furnari. Furnari. Grazie allora, ancora. Grazie. Aspetta un attimo, Alessandro, uno scatto per il nostro sì. Mattia. Grazie ancora. Grazie, Alessandro Cassata. Grazie a te, Alessandro Cassata. Adesso, Marianna. Bene, adesso è il momento, diciamo, finale, quasi finale. Quasi del, finale, sì, sì. Assolutamente sì, sì. Della sfilata degli abiti da sposa. Degli abiti da sposa. Io intanto vorrei, io sono quello che fa sempre i ringraziamenti. Ma è giusto. Perché me li vado ricordando pian piano. Io vorrei ringraziare insieme a te e insieme a Cinzia ovviamente tutto quello che è l'addobbo floreale. Bellissimo. Da parte di Teresa, Teresa Mirabile. Mirabile. Allora, sì, grande Teresa. Un applauso a Teresa, grazie. Quello che ha creato. E questa bella carrozza che poi ci faremo dire da Cinzia. Anch'essa addobbata, infatti. A chi appartiene pure, fra l'altro, vogliamo anche ringraziarlo. E poi appunto che adesso vedremo questa meravigliosa sfilata che sarà sempre accompagnata dai maestri Marina Nardo e Pietro Giovanni Gianforte. Sì, con un loro pezzo, sì, ovviamente. Sì. E proseguiranno quindi questo momento di sfilata con gli sposi. Sì. Perché dobbiamo dire anche questo: che Donna sotto le stelle nelle precedenti edizioni era stato fatto come uno spettacolo di rivisitare gli abiti sì, e mettere in piazza gli abiti antichi, prendere i vestiti diciamo dagli armadi magari a volte anche ingialliti, sì, dal tempo, dalle nonne, esatto, nonne, le zie, le lo mamme, scopo era questo, e sfilare e portare in passerella questi abiti. Quest'anno abbiamo voluto fare una cosa diversa, uh-huh. Cinzia ha voluto creare questa cosa diversa dicendo che uniamo lo spettacolo alla cultura, esatto, meno spose però più momenti di infatti, defile di moda, di vero defile di moda. E noi presentiamo questa edizione, sono già pronte? Le sì, spose le sono pronte spose su? Le spose sono pronte, sì, i nostri maestri sono pronti, è tutto pronto. La regia è pronta? Ok, allora possiamo andare... Presentiamo i maestri che sono sempre Marina Nardo e Pietro Giovanni Gianforte. Ok, con un grande applauso per loro. Da sposa. Che poi ci lasceranno ovviamente con questo pezzo. Andremo a ringraziarli. Anche loro, vedi, sono personaggi dello spettacolo perché sono persone che di serate ne fanno tante, sì, infatti, perché vengono richiesti, giusto? Per i matrimoni, soprattutto il violino è una cosa straordinaria. Bellissimo, e sì, poi abbiamo un grande maestro che è il suo compagno. Allora, prego, la vostra quindi, esibizione. Accompagnati da loro, la nostra sfilabita. Abiti da sposa. Abiti da sposa. Thank you.
Bellissime, le rivediamo in passerella. Un applauso. Quadro di moda per Palazzo Marziani, tra le spose personaggi di passerella. Vorrei ricordare anche la nostra Valentina Di Salvo, che è praticamente una giornalista e una persona, guarda, di un certo spessore. Vorrei ricordare anche, guarda, Eleonora Cantarella, una ragazza di tante serate, di tanti concorsi di bellezza, con l'applauso che nasce spontaneo in questo meraviglioso scenario, e con un bel futuro, veramente. Vorrei ricordare Rosina Buemi, la signora con l'ombrellino, guarda, la nostra stilista. Rosina Buemi è una grande stilista, ha abiti eccezionali, meravigliosi, praticamente... Sarà ospite alla nostra prossima serata, sicuramente con un suo défilé tutto suo. Oggi non ha potuto, però ci ha onorato con la sua presenza con un abito da sposa da lei creato, perché ci tengo a dire che è un abito da sposa da lei creato ed indossato. Rosina Buemi è una stilista, grazie Rosina. Grazie, oltre ad essere parrucchiera, perché sta dando una mano d'aiuto a tutti i nostri parrucchieri che andremo a breve a ringraziare, li vogliamo qui in passerella per appunto consegnare anche loro una targa ricordo. Sì, nel frattempo, a proposito di targhe, sì, intanto chiamiamo appunto i maestri che hanno fatto appunto, i maestri, da prego, accomodatevi tutte e due. Grazie davvero, bravissimi. Grazie del vostro intervento, grazie. Ricordiamo Marina Nardo e Pietro Giovanni Gianforte. Giusto. Allora io consegno la targa a Marina, ovviamente. Questa è per te. Grazie davvero. La nostra agenzia. Io vi ringrazio veramente di essere stati qui con noi, perché ci avete onorato della vostra presenza, perché siete dei grandiosi della musica. Grazie a voi davvero. E alla prossima. Grazie mille. Ancora. Restate qua tranquillamente, infatti, perché il nostro tappeto si riempie. Infatti da tutte le nostre partecipanti, ma naturalmente io chiamerei qui. E poi aspetta, io vorrei ringraziare una ragazza che vorrei che venisse proprio qui. Sì. Allora, io la vado a prendere, se tu mi aspetti qui, io vado. Questa è una ragazza, anche lei speciale, fa parte del mio team, del mio staff, perché è una grande persona. Eccola qua, Marica delle Mami, posso dirlo, salotto di Raccontiamoci, Allora... Non eri più abituata a cosa? A fare le passerelle? A indossare l'abito, però sei qui insieme a noi. Eccola qui, facciamo un grande applauso. Aiuto. Succede sempre nei migliori matrimoni, stai tranquilla, sempre. Io dico, ma fatevi un abito più corto, fatevi un abito più pratico. Perché questi grandi strascichi? Bisogna ogni donna indossare almeno quel giorno un bell'abito. Soprattutto. Perfetto. Siete sempre delle principesse il giorno del matrimonio, Incredibile. Allora, Marica, io ho salutato Milena. Non è qui con noi, la saluto anche io. So che con il cuore è qua Milena. Sì, sicuramente me l'ha confermato con una telefonata che ci siamo fatti. Milena mi ha detto: andate tranquilli, io sono con voi lì. Quindi nessun problema, è come se io ci fossi. Tra l'altro qualcuno ha fatto qualche diretta, quindi credo che ci stia seguendo, ci ha seguiti. Allora Marica,
progetti veloci veloci, cosa avremo? Cosa bolle in pentola? Purtroppo non li posso svelare, però diciamo che faremo divertire il nostro pubblico con la moda, con il gossip, torneremo a viaggiare per far conoscere la Sicilia e la nostra terra con la rubrica Donna Avventura, e quindi tante novità, Covid permettendo soprattutto. Sicuramente, allora noi vi seguiremo, fate tantissime visualizzazioni, enormi, enormi, tante e noi siamo contenti. Io sono veramente contento di averti avuto qui stasera, ci hai fatto una grande e bella sorpresa. Ti ringrazio e ti seguiremo in TV, va bene? Grazie, grazie a te. Nel frattempo, appunto, sì, tutti i nostri partecipanti hanno preso ognuno la loro postazione. Però sì, sì, mi sembra. Ma questo è tutto quello che abbiamo avuto stasera, esatto, no? Esatto, e, non esatto. Solo, e non solo, e non solo. E non solo. Abbiamo sembra Cinzia, il abbiamo perso Cinzia. Esatto. Guarda di far dov'è. Venire al centro del nostro palcoscenico colei, appunto, la quale sicuramente io è mi stata vado l'artefice. A prendere la caffetta nel frattempo che loro sfilano, accompagnata da Alessandro Cassata. Facciamo Cinzia un applauso Paratore. A Cinzia facciamo Paratore, grazie, grazie di vorrei tutto ricordare, Cinzia. Vorrei ricordare che Cinzia sta sfilando un abito di Andrea Lepro, sì, quindi sì. Andrea Lepro continua ad essere presente anche a fine della serata con le spose di Maria Grazia, con le spose di Maria Grazia, sempre Barcellona, via Duca d'Aosta, di fronte alla chiesa del Crocefisso. Facciamo un grande applauso. Allora, ci avviciniamo a Cinzia e ancora un grazie particolare. Adesso chiameremo tutti, chiameremo tutti coloro sì, che hanno lavorato. Appunto, tutti i ringraziamenti. Cinzia gentilmente Cinzia ci vuole raggiungere qua, vicino a noi. Allora, io avrei volevo che ci fossi tu a fianco a me, perché adesso vorrei chiamare, scusatemi, un personaggio, una persona che è appunto lo special guest, oltre a Milena Traviglia, ovviamente. L'ospite d'onore, ecco, chiamiamolo ospite d'onore, è colui che della moda ne ha fatta tanta e continua ancora a farne, e credo che il suo giudizio per noi è fondamentale. Io adesso comincio ad aver paura, non ho avuto paura tutta la serata, credimi, adesso comincio un attimo a tremare. Io sono molto serena invece. Tu sei serena? Sì, sì. Per te? Riuscitissima? Diciamo che si può sempre migliorare. Sicuramente, alla quarta edizione vedremo ancora cose più straordinarie di queste. Chi può darci un giudizio adesso, in questo momento, è proprio l'artefice delle sfilate, dei défilé di moda italiani, i maggiori défilé di moda, ed è esattamente Giuseppe Borrata. Facciamo un grande applauso. Buonasera. 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 Come le dicevo, io non ho tremato tutta la sera, adesso io comincio ad aver paura. E dico, abbiamo fatto bene o no? Io sono lieto di essere con voi, ma devo dire che stasera i veri protagonisti sono i bambini. Sono tutti i bambini veramente. Bravi. che hanno dato lezione a tutti. Ma poi unire in questa location, insomma, si è sposato veramente bene. Io devo fare i complimenti a Cinzia, a te, devo ringraziare il nostro regista Salvo Siracusa, il fotografo Mattia, ma devo ringraziare anche una persona a me cara, che è Milena Traviglia. Grande applauso per Milena! Perché è una persona eccezionale, è una mia carissima amica e chiaramente fa questo lavoro con molto amore. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie a lei, a non lei. Ci abbandoni, perché ho un pensiero per sì, la targa. Se poi Marianna, grazie. Allora, noi la possiamo aspettare alla quarta edizione, è già una promessa sin da ora.
con vero piacere, specie se lo fate in questo periodo, con vero piacere, perché ci svingoliamo un po' dai nostri impegni per essere perché già abbiamo altri progetti, altre cose, ma vi aspettiamo anche ad Altavona del Castello, quindi anche voi sarete presenti nei nostri eventi. Grazie Giuseppe Borrata, eccolo qui, grazie, onore e merito veramente della sua partecipazione a questa edizione di Donna sotto le stelle. Mi dispiace che non c'è Milena, però voglio dire, ce l'abbiamo con il cuore. Grazie. Ciao Milena, ci vediamo. Sicuramente, ma lei ci sta seguendo, stai tranquilla che tra poco la mia telefonata con lei, poi sì, sicuramente. E allora, tutto bene? Riprende posto, rientra adesso dove? Cosa abbiamo in programma? A Catania, perché adesso abbiamo da preparare altri eventi, come un'infiorata, come altri eventi di moda su Catania e su Ortigia. Benissimo. Siete poi invitati chiaramente anche voi a venire con stilisti nuovi, perché ci stanno già prenotando stilisti dalla Svizzera, quindi siamo... Purtroppo non possiamo fare in un evento tanti stilisti, ma più di 4 o 5, insomma, ci dobbiamo fermare. Però li riportiamo poi in altri eventi, chiaramente. Stiamo andando forti, stiamo andando bene in Sicilia, stiamo portando la moda, e specie quest'anno abbiamo trasferito una parte di Fashion Week di Milano, l'abbiamo trasferito un po' a Catania, e questo per noi è un onore, avere Alviero Martini, avere Don Giulio Grande, Giuseppe Fata, stilisti che vanno a Dubai, insomma, che girano ormai il mondo, e non è semplice, però ce l'abbiamo fatta, perché noi facciamo questo lavoro con molto amore, quando si fa con il cuore le cose vengono bene. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie a lei. Grazie, grazie a lei, buona serata, buona continuazione. Allora, adesso io chiamerei le persone del tanto lavoro. Tanto sì, lavoro. Infatti. I nostri parrucchieri. Assolutamente sì. Dove Cinzia, sono i nostri anzi, ringraziali tu personalmente. Sì. Vieni Rosina, Angela, venite. Un applauso, hanno lavorato duramente oggi. Alessandra, Vanessa, non c'è l'altra? No. Allora, è stata bellissima veramente, belli abiti veramente bellissimi. E noi, purtroppo la mia collega non è potuta essere qui stasera. Noi abbiamo aperto un nuovo locale un paio di mesi fa, che si trova a San Biagio a Terme Vigliadore, quindi vi aspettiamo tutte a visitare il nostro nuovo salone. Grazie allora, per Vanessa, la vostra professionalità. Vanessa, fai questa bella pubblicità, il tuo nuovo locale che è di fronte al mio. Io non faccio il parrucchiere, tu sì? Sì. E quindi verremo a trovarti, dai, hai fatto delle acconciature straordinarie, sei stata bravissima, un saluto a Dominga pure, me la saluti, e ovviamente vi aspettiamo ad un'altra edizione se ti fa veramente piacere, eh. Grazie, questo grazie è un di ricordo cuore per te che metterai nella tua parrucchieria, va bene? Così quando passo a prendermi il caffè io mi ricordo, vedo la targa, mi ricordo che ho fatto una serata, perché ogni tanto perdo pure il conto, quindi è così. Allora, grazie ancora Vanessa, eh? Un bacione, grazie, grazie a te. Allora, resta qua con noi, adesso ringraziamo la collaborazione qua della nostra Angela. Angela che devo Rosina. Dire che è anche del nostro paese, perché è di Furnari. Perfetto, vedi, io non lo sapevo. E ora la facciamo presentare. Sono Angela, abito a Furnari e collaboro con la signora Rosina. È stata una serata emozionante per me, a parte la fatica, ma quando un lavoro si fa con passione e con amore la fatica non si sente. E l'abbiamo notato. Grazie anche a voi, perché sono sempre delle esperienze che uno porta a casa con tanto piacere. Grazie tante. Grazie Rosina, una anche per te per un ricordo. Per ricordo. Da mettere anche te in parrucchieria. Quando venga a trovarti me la guardo, ok? Va bene?
E allora io ti ho detto, anzi ti ho fatto fare già una promessa, che sarai dei nostri la prossima, ok? Perché i tuoi abiti sono straordinari. Io ti dico sempre di aprire un museo, tu non mi ascolti mai, di unire un po' la moda con l'arte, e ci riusciresti. Fallo sicuramente, perché sarà un grande successo sicuro. Dai, prossimamente organizzeremo una bella sfilata vintage. Che ne pensi? Ti piace l'idea? Mi piace, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta da bambina, e tuttora ancora cerco sempre le stoffe un po' dappertutto. Come dicevo, ho delle stoffe che sono al museo, perché ora non li producono più, perciò sono al museo di San Gallo in Svizzera tedesca, e sono delle stoffe proprio particolari, si chiamano broderie, e qua penso che qua non si sono viste, e sono molto molto belle. Dai, prossimamente li vedremo in passerella, va bene? Una promessa te la faccio, va bene? Promesso, perché ancora non li ho fatti mai sfilare. Vediamo, se ci riesco ti organizzo una bella sfilata. Grazie Rosina, grazie Angela, grazie a voi. Allora, abbiamo da ringraziare, potete restare, non è un problema, abbiamo da ringraziare tutta l'amministrazione comunale, il sindaco, sì, a questo sindaco, pensaci tu. Il vice sindaco è qua presente, perfetto. Silvia Pesce, grazie di essere qui con noi questa sera, grazie a tutti quanti che ci hanno dato una mano per la riuscita della serata, i nostri sponsor, penso che tu già hai fatto... Abbiamo, guarda, ne ho menzionati pochissimi perché non ricordavo chi fossero tutti, mi sono ricordato della nostra fiorista che ha allestito Teresa Mirabile, che ha allestito oggi con grande classe la nostra scala, il nostro palazzo, e tutto anche il dentro pure, che non si vede ma c'è pure. Ma c'è? Sì. E poi... Ringrazio il ragazzo che mi ha portato oggi la carrozza. Sì, sì. Dici come si chiama? Pietro Reale. Se è presente qui, no, non lo diciamo, so se grazie. Non c'era, ma non so se è rientrato. Comunque lo ringraziamo. Ringraziamo tutti quanti, i vari sponsor con il loro piccolo hanno dato un grandissimo contributo per la riuscita della sfilata. Sono tante, inutile che li nomino tutti, già sanno che sono nel mio cuore e perché mi aiutano sempre. Sempre. E poi vorrei che ricordassi, se mi permetti, dimmi. Una persona che non è più tra noi e che fino a 2 anni fa è stato veramente una persona di una grande mano e di un grande aiuto. Adesso non è più con noi, non c'è purtroppo, più purtroppo, no. E noi lo salutiamo con un grande applauso. Giovanni Denaro. Giovanni Denaro. Ciao Giovanni. E poi ancora? Ti ricordi qualcuno? Sì, ancora? Devo ringraziare mio marito. Perché ti ha sopportato tutto questo tempo. Sì. Ecco, questo vuol dire, questa povera donna, dico io, lavare abiti, stirare abiti. Praticamente non cucinava più per lui, non lo faceva più stare in casa, quindi tutto questo lavoro per questa serata, quindi è veramente è lodevole e da ringraziare, grazie. Io ringrazio anche i genitori dei bambini, perché i genitori dei bambini io li ringrazio sempre, perché con loro fanno tanti sacrifici, con amore fanno tanta strada per fare. Fatevi un applauso, genitori dei bambini, un applauso. Perché i bambini sono una grande promessa per questo spettacolo, sicuramente, però dietro a loro c'è principalmente il genitore. E la tasca del genitore, perché fare i viaggi e questo e quello non costa poco. Comunque, però speriamo che un giorno loro riescano a ricambiare i grossi sacrifici loro. Infatti. Ecco, questa è la cosa importante. Poi il nostro service. Service? Il service pagano. Service pagano. Grazie a voi per tutto quello. La famiglia Pagano, grazie ragazzi, tutto bellissimo. Per quello che avete fatto, straordinari, bravi. Anche il nostro fotografo Mattia. Il nostro fotografo Mattia. Dobbiamo ricordare che chi vuole le foto di questa Salvatore. Serata, di rivolgersi a Mattia. Rivolgersi a Mattia, lui vi dà l'indirizzo, vi date l'email, vi manderà le foto per email. E Mattia Riolo, ricordatevi Mattia Riolo. Mattia, vuoi venire qua un attimo? Potresti tu in diretta dare il tuo indirizzo email, perché noi qua non lo sappiamo, così chi ha bisogno già da domani mattina può rintracciarti, non lo farà a quest'ora per farti riposare. Qual è il tuo indirizzo email? Allora, intanto volevo ringraziare l'organizzazione perché è stata una serata veramente bella.
Sono orgoglioso di essere presente e di aver potuto fare delle bellissime foto. Non so se avete un gruppo della sfilata dove mandare. Sì, certo, cioè abbiamo un gruppo. Magari lo scriverò a te e poi domani lo diamo per gli altri. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie a te. Il tuo indirizzo email? Vabbè, l'avrei scritto sul messaggio, comunque forse è meglio se lo scriviamo sul messaggio. Lo scriviamo così. Sul messaggio, sì, va sì, bene. Sì. Allora, e infine, le parole volano. Lucio, le parole volano. Infine, devo chiamare qua vicino a me, Nella Privitera, che è stata grande, mi ha dato una mano, mi ha aiutato in tutto. Vieni Nella. Eccola qui, facciamo un applauso per Nella, arriva. Brava. Grazie Nella, brava, di tutto. Brava, vieni. E grazie di averci sopportato, soprattutto. Vieni, vuoi dire qualcosa? Grazie. Nella? Stasera mi state emozionando tanto, io non riesco più veramente neanche a pensare. Sono lusingata, sono onorata di aver dato voce a una situazione. Sono onorata e lusingata di tutto questo, di tutto quello che avete fatto, della serata così emozionante, artistica, culturale. Abbiamo fatto. Sì, sì, ma sì, era quasi doveroso, noi lo facciamo per il territorio, lo facciamo per la cittadinanza e come ha detto qualcuno che mi ha preceduto, c'è stata tanta bellezza, una bellezza universale in senso generale, la vita è meravigliosa, bisogna viverla. Nonostante il momento buio che anche noi stiamo vivendo pensiamo e speriamo di superare. Vi ringrazio per queste lusinghe, io ho donato la mia disponibilità per la riuscita di questa serata, però non è stato solo il merito mio, tuo Cinzia, con la tua fantasia, la tua creatività, l'impegno, hai lasciato la famiglia per offrire tutto questo. E poi Nuccio che è fantasioso, che è così creativo, e la bella Marianna, un applauso a Marianna, che si riconferma la seconda volta, una grande presentatrice. Guarda, io ti vorrei, ogni volta che faccio una serata ti vorrei a fianco a me, perché mi sono trovato veramente bene sin dall'inizio. Grazie, e continuo Nella. Ancora a trovarmi, grande aiuto veramente. Grazie, il passerella. Grazie Marianna di essere qui. Grazie. Con noi sei sempre la mia stella. Allora, cosa ci resta più da ringraziare? Tutto il pubblico. Tutto grazie il pubblico. Di essere stati qui. Grazie. Con noi. Grazie. Vi auguriamo una buona serata. Di averci sopportato sino adesso, però tutto è andato alla grande. Anche il tempo, vedi, dalla nostra sì. parte. Sì, sì. Okay? Grazie, allora, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Donna Sotto le Stelle vi saluta e vi dà appuntamento alla quarta edizione. Grazie.